L'obiettivo di questo progetto, promosso da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, è quello di promuovere forme d'arte contemporanea in maniera anche non convenzionale. Lo facciamo con tre ottimi talenti del territorio, che sono Pablo De, che è un tatuatore famoso a livello internazionale, Alberto Pagliaro, fumettista che ha lavorato fra l'altro anche con Dylan Dog e non solo, per concludere parlando di street art con Uovo alla Pop, fenomeni artistici trasversali che vanno a toccare un po' tutte le età, ma ovviamente in questo caso anche ai giovani, che per noi sono un target interessantissimo e che vogliamo seguire al meglio. 2021, Arte Giovane a Confronto. Ci troviamo oggi alla Villa Trossi Uberti, primo incontro con Pablo De Vivo, tatuatore, che ci parlerà appunto di quest'arte e del suo lavoro. Cosa ci racconti di te, Pablo? Allora, io ho iniziato a tatuare nel 2001, quindi sono 20 anni che faccio il tatuatore. Ho sempre fatto, diciamo, nel mio lavoro particolarmente due stili di tatuaggi, che sono il giapponese e il traditional, che poi con il corso degli anni si è evoluto, diciamo, in un new traditional, quindi una rivisitazione dei vecchi tatuaggi tradizionali, che sarebbero appunto quelli dei marinai, quindi ancore, velieri, eccetera eccetera. Con il tempo poi sono cambiati in nuove forme, con nuove colorazioni. Questo progetto, Pablo, è anche articolato con questi incontri alla Villa Trossi Uberti e le mostre nella sede di rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci in Via Rossini. Cosa ci parli della mostra? Come l'hai strutturata? Allora, la mostra l'ho strutturata portando delle foto di alcuni miei lavori giapponesi che ho eseguito su delle schiene, lavori di grandi dimensioni, colorati. E vabbè, chiaramente non potendo portare il cliente di persona in pianta stabile alla mostra, ho deciso di portare delle foto. Poi ho portato una simulazione di un tatuaggio, nel senso che ho fatto un tatuaggio su due mani in silicone, in modo tale comunque da poter capire anche, diciamo, su pelle, anche se è una pelle sintetica, cosa sono in grado di fare. Quindi non una foto, ma una simulazione di un tatuaggio. E poi ho portato delle opere, degli acrilici. Mi piace, diciamo, dipingere occhi, fulmini, con svariate forme, svariati colori, eccetera eccetera. Lì posso esprimere quello che voglio, perché comunque nel tatuaggio è pur sempre un po' un lavoro su commissione, quindi certo, si fa quello che il cliente richiede. Te, Pablo, sei un tatuatore a livello internazionale, partecipi a convention nelle più importanti città europee e mondiali. I tuoi prossimi impegni, Covid permettendo? I miei prossimi impegni: sarò la prossima settimana qualche giorno a Milano, che collaboro con uno studio di Milano, e settembre andrò a Bari, poi andrò a Roma. Quindi momentaneamente mi mantengo sul suolo nazionale, perché chiaramente con il Covid andare fuori è molto più complicato. Cerco di spostarmi nord, centro e sud per cercare di andare incontro un po' ai miei clienti, che fortunatamente sono in tutta Italia. In bocca al lupo per il lavoro. Grazie mille, grazie. Ciao. Pablo è un artista, un tatuatore livornese, da anni autodidatta, da anni allo studio, e si impegna a promuovere questa forma d'arte in Italia e all'estero. Quindi è un tatuatore di fama nazionale e internazionale, come ho anticipato nel testo che troverete ad introdurre questo evento in catalogo. È specializzato nel tatuaggio new traditional e nel giapponese, e quindi questo colloquio, appunto, attraverso questo colloquio avremo modo di toccare un po' la storia del tatuaggio e soprattutto di parlare anche di quella che è l'esperienza personale di Pablo. E quindi inizierei il nostro colloquio, Pablo, chiedendoti come prima domanda, insomma, qual è il rapporto uomo-tatuaggio nella storia. Quindi quali sono le prime tracce che abbiamo del tatuaggio sul corpo umano? Se ci puoi raccontare qualcosa in merito.
Ok, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Ringrazio la banca per lo spazio che ha concesso, mi ha fatto molto piacere questa cosa. Allora, sì, diciamo che le prime forme di tatuaggio, ora metto delle immagini, come si può vedere le possiamo, cioè ce l'abbiamo di circa 5.000 anni fa, quando vediamo delle mummie che hanno già dei tatuaggi, questo tatuaggio qua sulla spalla. Questa è stata ritrovata, questa qua specifica è stata ritrovata, se non sbaglio, in Russia.